Rinascimento, risorgimento, ma la rinascita, la risurrezione, abbiamo soprattutto qua anche il cristianesimo, proprio la ripresa di qualsiasi cosa è stata, e questo è il paese perpetuo, è stato il miracolo, ma dalla disgregazione da lontano, se voi pensate alla disgregazione dell'impero romano, della Repubblica Romana, a tutta la crisi del Mediterraneo nel Medioevo, all'invasione barbarica, all'invasione austriaca spagnola, all'invasione di qualsiasi tipo, da Federico II a Carlo V a Carlo d'Angio, che ci hanno preso fino ad arrivare al XX secolo, abbiamo sopportato le due guerre mondiali, il ventennio fascista, abbiamo sopportato la lacerazione del settembre 43, gli anni di piombo, abbiamo sopportato i due shock petroliferi del 73-79, che siamo stati di modello a tutta l'Europa per la ripresa, a tutta l'Europa. Beh, un popolo voi, e se vi faccio l'elenco, ora questi sono momenti che, volevo dire, nessun'altra nazione ha avuto durante gli anni bui, per cominciare da lontano, stiamo a parlare di Dante, già noi, San Benedetto da Norcia, è un santo che io mi levo sempre il cappello, e non a caso è patrono dell'Europa, sto parlando dell'Europa, con aggiunta di una parola, labora, ora et labora, che a volte lo prendiamo in giro, il lavoro era considerato prima una punizione divina, quindi non lavorava più nessuno, l'ha rivalutato dicendo che chi lavorava continuava l'opera di Dio, che è la verità, quello che crede oggi la fede, ed ha mandato dei fraticelli in giro per tutta l'Europa dove non c'era più niente, né c'era architettura, agricoltura, scienza, medicina, nulla. Era la fine del mondo, un fraticello italiano ha mandato in giro dei fraticelli a ricopiare, ha salvato letteralmente la cultura occidentale, ma tutta, non smetto mai di dirgli grazie. Dopo noi abbiamo dato la vita a proteggere l'Europa durante la battaglia di Lepanto nel 1571, che erano tutti italiani sotto gli insegni veneziani. Dopo abbiamo inventato, sentite un po', tutta la modernità, abbiamo inventato la logica nella filosofia con la scolastica, prima volta che si parla di Dio con la logica, che ha influenzato il pensiero tedesco e tutta la filosofia moderna fino a Cartesio. Abbiamo inventato il femminismo, lo sapete che è la prima volta, tutto documentato, in cui le donne possono dire sì al matrimonio, è durante il Medioevo, quando un papa, non ricordo il nome, mi potete dire perché non ti sei informato, non me lo ricordo, un papa ha deciso che siccome la Madonna aveva detto di sì a Dio, le donne dovevano dire di sì, il primo sì delle donne che viene dall'adorazione della Madonna. Abbiamo inventato la psicoanalisi con la confessione, che poi tutti i movimenti di autocoscienza, obbligatoria una volta all'anno e poi una volta al mese, poi andando avanti con tutti i movimenti di autocoscienza e di esame di coscienza arriva fino a Freud, documentato. Abbiamo inventato la democrazia, la laicità, unico luogo al mondo dove era possibile essere chierici e laici, università, insegnamento unico, tutte le modernità vengono da quel periodo. Banchieri fiorentini, senza praticamente una lingua, uno stato, hanno inventato la finanza, abbiamo prestato a tutti gli imperatori, papi e re del mondo, il re d'Inghilterra Edoardo II ci deve ancora milioni di fiorini, non ce l'ha mai dati, voglio vedere quando ce li ridà. Aspetta, la laicità abbiamo inventato nel Medioevo, è l'unico luogo dove hanno diviso, Dante per esempio non gli è mai passato per la testa di essere prete, era un intellettuale laico, non esiste da nessuna parte del mondo, Giotto, un pittore moderno laico, Boccaccio che ha vissuto a Napoli, un intellettuale laico, non c'era nel mondo, e l'abbiamo inventato fino a fare quei movimenti che arriveranno, sfoceranno nei grandi liberali dell'Ottocento e inventeranno la democrazia, ma nasce da lì, dall'Italia nasce. È venuto fuori negli anni 30 una cosa impossibile, prima che Eugenio mi può aiutare, inconcepibile prima, è nata proprio lo Stato sociale. Gli uomini migliori si sono messi insieme. Perché non si mettono insieme gli uomini migliori invece di quelli peggiori, come si fa adesso? Gli uomini migliori hanno dato luogo ad una cosa sulla quale prima non ci si pensava neanche, un miracolo, un grande miracolo, sono nati stati complessi, dove è stato inserito il popolo senza violenza e repressione, le costituzioni, le democrazie moderne. Questo adesso non c'è più la lotta contro capitalismo e comunismo, fascismo e altre cose, c'è la lotta contro la paura. I partiti della politica della paura sono quelli che vogliono distruggere tutto adesso, e i partiti invece che cercano, appunto con lo Stato sociale avanzato, di, diciamo così, portare avanti il bene comune, l'obiettivo comune. Ma tutti questi grandi principi e grandi vengono proprio da quel periodo là che abbiamo inventato noi. Tutte queste cose che ho detto sono una cosa impressionante che abbiamo dato al mondo, abbiamo dato tutto per l'Europa, e mentre alla fine del 400 un italiano scopriva l'America e di lì a poco un altro le avrebbe dato il nome.
Pensate un po' quante ne abbiamo date, e non vado nei dettagli, insomma. Non è che mi metto a parlare della polifonia, dell'alfabetizzazione della musica, dell'architettura, del sonetto, dell'invenzione della poesia. Avremmo delle cose che non finiscono mai, incredibilmente belle. E adesso lascio la parola a Eugenio perché... mi dà ragione. Allora io non c'ho più niente da fare. Però tu ne hai molte da fare invece. Perché... hai descritto che abbiamo inventato tutto. Sì. Che tu dicevi fare? Che anche il paese a volte del o Francia o Spagna purché se magna. Ecco, allora io dico, sì, tutto quello che hai detto è giusto, è documentabile. Perfino il femminismo gli hanno consentito alle donne, i preti, un papa, di dire sì a che? Al matrimonio, perché prima l'uomo se la pigliava la donna, che ella non poteva né dire né sì né no, decideva la famiglia, se la pigliava, esatto. Ecco, invece poi ha detto sì, ma non poteva dire no. Non poteva dire no. Allora poi tu hai detto, questo me l'hai detto ieri a me, poi ci hai ripensato e non l'hai detto, che per esempio Caterina dei Medici, è vero, ha portato in Francia, non mi ricordo... Il bacio moderno. Ah, il bacio moderno. Si dice il bacio alla francese, in verità è un bacio italiano portato da Caterina dei Medici con Enrico IV, che lui addirittura la denunciò perché è il bacio... quello che tutti noi adesso, però, fatto così a quell'epoca, sembrava una cosa demoniaca. Che cosa mi sta facendo? Ah, si toccavano solo le labbra. Una italiana provò a fare un'altra cosa e la stavano per bruciare, che sembrava una cosa demoniaca. Quindi, ecco. E poi invece piacque, la cosa piacque molto. E quindi andò diciamo, nella... Ecco. È un'invenzione italiana, faccio per dire, come la stretta di mano, sapete? La stretta di mano è un'invenzione italiana, perché nel Medioevo c'era il saluto romano di notte per far vedere che non avevano armi, ma durante il Medioevo si fidavano ancora meno, volevano toccare la mano. E quindi nacque la stretta di mano solo per far sentire che non avevano armi nelle mani. Altre... abbiamo inventato il senso unico tra le sciocchezze, la strada, l'igiene, la pulizia, la modernità, la gentilezza, che è la cosa più bella del mondo. È un'invenzione italiana la cortesia, la gentilezza medievale, è un dono che abbiamo fatto a tutto il mondo che ci riguarda. Curiamola, guardate che è una cosa immensa quello che abbiamo inventato, è un tesoro. E il Medioevo porta due contraddizioni: una, perché parliamo di Dante, è proprio la diversità, la nascita dei diversi stati, nel IX secolo la Francia e la Germania, l'XI l'Inghilterra, il XVI la Spagna, e poi l'Italia, l'unico che nasce prima la cultura e dopo la nazione, un miracolo, non è successo e non succederà mai più. In Italia c'era la più grande cultura del mondo, ma non c'era ancora una nazione. Quando sono nati gli stati, che è questa la diversità, l'unità era la religione cristiana, alla quale, anche se in Europa non l'hanno messa, ma tutti gli storici, sto parlando da storico, diciamo, sono d'accordo, che ha unito tutta l'Europa perché per dei principi comuni, la religione cristiana e appunto l'insegnamento comune nelle università. Allora questa eredità noi non la dobbiamo lasciar perdere, è un sogno, l'unità d'Europa, l'unione senza violenze, già avere messo una moneta unica senza una guerra, è un miracolo, non è mai accaduto nella storia dell'umanità. Il nostro articolo 11 della Costituzione, quello che conoscete, diciamo, l'Italia ripudia la guerra, ma nella sua seconda parte dice una cosa, sì, l'applauso contro la guerra è obbligatorio, però nella sua seconda parte dice che i costituenti consentono a limitazioni di sovranità se qualcuno ha da proporre qualcosa di meglio. La fine del nazionalismo, che è il cancro di tutti gli orrori e anche il riconoscimento di tutti gli stati del mondo, e collaborare con qualcuno che ti propone qualcosa di buono. Cedo la mia sovranità, c'è un desiderio, e sembra che ci dicano che c'è una sola cosa che è vantarsi di amare la propria patria, vantarsi di amare il mondo, ce lo dicono i nostri costituzionalisti. È uno scambio d'Europa, tanti ci stanno andando, l'Europa è uno scambio di regole, di soldi, di monete, di tutte, commi, articoli, ma in realtà è uno scambio di sogni, è uno scambio di sogni. Se non ce lo rovinano, avremmo fatto noi per i nostri pronipoti il sogno più grande del mondo, non gli Stati Uniti d'Europa, un'Europa federale,
straordinaria, c'è già tutto scritto, ci manca solo la volontà di farla e di svegliarsi da questo sogno.